L'anteprima del nostro telegiornale con in primo piano la situazione del meteo, con l'allerta proclamata dalla regione Campania, ma soprattutto le frane e gli smottamenti che si sono registrati in vari punti dell'isola d'Ischia. Poi le parole del presidente della regione Campania, De Luca, che torna a lanciare l'allarme in merito all'occupazione degli ospedali, non tanto per le terapie intensive quanto per i ricoveri ordinari, le vaccinazioni che hanno avuto inizio sull'isola di Procida e ovviamente in primo piano anche la scuola con la manifestazione degli studenti a Napoli, ma soprattutto con i casi di positività registrati nelle scuole isolane. Di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte e app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro. Quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Grandi saldi per grandi marche. Cogli le grandi offerte di Arpel. Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti. Le migliori marche a prezzi mai visti prima. Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe, Gabs, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri. Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio ed anche abbigliamento di Alessandro Legora. Questo è il momento di acquistare. Ad Ischia, in Corso Vittoria Colonna. Arpel. Grandi saldi per grandi marche. Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato. Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati. Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici, con riduzione delle dosi di radiazioni. Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081. 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Ischia, il mare, le terme, la natura. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'hotel Re Ferdinando, 4 stelle leisure, ti offre un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati, e poi palestra e tanto altro ancora. Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefona al numero 081 507 0111 e da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, per una vacanza davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Ciao, ciao, ciao. No, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza. E poi me li cambio spesso, eh. Diciamo che è una questione di igiene. D'altronde, come dice il detto, mens sana in corpus, vabbè, lo dice il detto. Ammazza però qui che schifo, che incivili. Ehi, dico a te. Ma non a te, te, lo so che te non lo fai, no? Dico a te quell'altro, quello che se ne frega. Tutto questo alla natura costa molto. E in fondo basterebbe così poco. Gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata. In fondo a noi, ma che ci costa? Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda.
Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Speravo più. Ti trovo in forma? Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Hanno molti dubbi. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, per domani. A presto. Devi volerti bene. Ischia, ancora pioggia, ancora frane e smottamenti. La tanta acqua caduta negli ultimi giorni ha riportato a galla la fragilità del nostro territorio. Scuola, aumentano i contagi, ma si prosegue in presenza. Ischia, i numeri dei positivi paiono ancora troppo bassi per chiedere di tornare in DAD. De Luca, reparti Covid affollati, concreto il pericolo delle varianti. Il presidente De Luca nella sua diretta del venerdì lancia l'allarme nei confronti dell'aumento dei contagi. Covid, parte la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni a Procida. Presente al presidio Scotto di Perrotolo la direttrice sanitaria e il sindaco Ambrosino. Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione serale di Tele Ischia. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 23:59 di domani per diverse criticità. Si prevede sull'intero territorio, si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota e su tutta la Campania aspireranno venti forti da nord-est con locali raffiche tendenti a settentrionali. Il mare si presenterà agitato. Sulla fascia costiera tirrenica dalla Piana Campana fino al Cilento, in cui rientrano anche le isole, oltre all'allerta per nevicate, gelate e vento, entra in vigore un'allerta meteo di colore giallo per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale che potranno dar luogo ad un dissesto idrogeologico localizzato. E la pioggia delle ultime ore ha provocato una serie di piccoli e medi smottamenti di terreno su tutta l'isola. Oltre al disagio per gli spostamenti e i danni a qualche auto, non si sono registrati fortunatamente coinvolgimenti di persone. Per i dettagli vediamo il servizio. La fragilità del territorio dell'isola d'Ischia è messa sempre a nudo quando si verificano acquazzoni di una certa entità. Nelle ultime ore, in più punti, si sono staccati quantitativi di terriccio e pietre che solo per un caso fortuito non hanno provocato danni alle persone, ma solo a qualche auto parcheggiata nelle zone sottostanti.
la parte maggiormente interessata da questi fenomeni franosi, quella a sud dell'isola, tra Barano e Panza, passando per Fontana. Salendo dal municipio di Barano, lungo via Corrado Buono, infatti, prima della curva e dopo l'abitazione dell'ex sindaco Paolino Buono, il primo smottamento di terreno e vegetazione. Altro punto interessato da una frana, quello più pericoloso di via Casale a Fontana, in una cava sotto il livello stradale nella quale insistono diverse private abitazioni. Quella però che più ha destato preoccupazione è stata la frana di Terriccio e Pietre, che si è staccato nella serata di ieri dalla collina, a pochi passi dalla casa museo ricavato nella roccia, prima del centro di Fontana. La strada è rimasta per diverso tempo impraticabile, dividendo di fatto in due l'isola, disagi per i bus di linea bloccati dinanzi allo stop. Fortunatamente in poco tempo la situazione è stata risolta e tutto è tornato alla normalità. Un altro punto interessato dal cedimento di muri di contenimento è la zona di Montecorvo a Panza. La foto eloquente dimostra come dalla parte sottostante la strada sia venuto giù un bel po' di terreno, cascato per fortuna nel fondo agricolo sottostante. E siccome la stagione delle piogge sembra non voglia ancora lasciare spazio a tempi più miti, sono in tanti che non dormiranno ancora sonni tranquilli. La Guardia Costiera di Palermo ha eseguito ieri 3 provvedimenti giudiziari a seguito delle indagini per l'affondamento del peschereccio Nuova Iside, avvenuto il 12 maggio del 2020 nel tratto di mare a nord di San Vito Lo Capo a Trapani con la morte di 3 pescatori. Sono stati trasferiti in carcere il 46enne procidano comandante della motonave Vulcanello M che provocò l'incidente e il 27enne terzo ufficiale di coperta. I giudici per le indagini preliminari della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo hanno disposto la misura degli arresti domiciliari a carico dell'armatore. Ed in merito ai provvedimenti disposti dalla Procura di Palermo nei confronti del dottor Brullo Raffaele nell'indagine sulla scomparsa del peschereccio Nuova Iside, il professor Filippo Dinacci e l'avvocato Giovanni Di Benedetto, difensore di fiducia dell'armatore, intervengono oggi con una dichiarazione congiunta nella quale evidenziano che dalla semplice lettura dell'ordinanza di custodia cautelare emerge come non sia addebitata a loro assistito alcuna condotta concreta dallo stesso posta in essere e che pertanto si è in presenza di un equivoco processuale che ci auguriamo la stessa magistratura chiarirà quanto prima, scrivono i legali. E a Monte di Procida c'è stata un'irruzione di un gruppo di malviventi all'interno di un'abitazione. Questa è la dinamica dell'accaduto. Verso le 2:30 di ieri notte, 5 malviventi con il viso coperto, di cui uno armato, sono entrati in un'abitazione situata in via Panoramica attraverso una finestra. Una volta entrati hanno raggruppato in una stanza i presenti e si sono impadroniti di denaro e gioielli contenuti all'interno di una cassaforte. Dopo circa 20 minuti sono fuggiti con il bottino, che è ancora tutto da quantificare. Le indagini ancora in corso, condotte dai carabinieri della stazione di Procida e della sezione operativa di Pozzuoli. E questa mattina si è svolto il primo incontro in videocollegamento tra l'Arma dei Carabinieri e gli studenti dell'Isola d'Ischia. Il comandante della compagnia Carabinieri di Ischia, il capitano Angelo Pio Mitrione, ha incontrato a distanza gli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico di Forio, approfondendo la tematica delle devianze giovanili con particolare attenzione al fenomeno della droga, ai fenomeni della droga, dell'alcol e del cyberbullismo. L'evento ha suscitato l'interesse dei ragazzi che hanno partecipato attivamente ponendo molte domande. Nei prossimi giorni il comandante della compagnia dei carabinieri di Ischia insieme ai comandanti di stazione del territorio proseguiranno gli incontri in altre scuole dell'isola di Ischia. E nonostante i proclami e gli avvisi del presidente De Luca in merito all'opportunità di tornare alla didattica a distanza, il mondo della scuola sembra essere del tutto orientato a proseguire il proprio lavoro in presenza. In questo 2021 in tutto il paese non sono stati certo pochi i contagi che hanno riguardato il mondo studentesco, ma i numeri non sembrano essere preoccupanti. Anche sull'isola di Ischia la situazione non è troppo diversa rispetto a dispetto dell'allarmismo che ogni singolo caso porta con sé. I primi a fare notizia erano stati i 2 alunni dell'Istituto Comprensivo Forio 1 che avevano portato all'isolamento domiciliare di studenti e personale docente di ben 4 classi. Più di recente sono state registrate altre positività in alcuni istituti di Ischia, sia di scuola per l'infanzia, sia per quello che riguarda 2 istituti superiori
Nel caso del Telese, la comunicazione della positività di uno studente è arrivata all'inizio di una settimana che lo vedeva con i suoi compagni già a casa per la DAD nel sistema di alternanza tra le classi, mentre nel caso del liceo statale Ischia le positività sono addirittura 4. Per quello che riguarda invece le scuole dei più piccoli, nel comune di Ischia si tratta di 2 positività, ma comunque la notizia migliore riguarda il fatto che nessuno di questi ragazzi si trova in condizioni di salute preoccupanti, decisamente più preoccupati alcuni genitori o quantomeno una frangia di essi che continua a chiedere a gran voce la reintroduzione della didattica a distanza per tutto il mondo della scuola. Dopo l'ultimo vertice dell'unità di crisi, la palla dalla regione è passata ai comuni e alle città metropolitane, ma esiste anche la possibilità che sia proprio il governo Draghi a farsi carico di queste problematiche e a gestirle nuovamente a livello nazionale. Sul caso delle positività nel comune di Ischia è intervenuto il sindaco Enzo Ferrandino con una nota proprio pochi minuti fa si registrano i primi casi, scrive il sindaco, monitoreremo costantemente la situazione, in base ai dati prenderemo le decisioni più opportune come richiesto anche dal presidente De Luca, i 2 istituti della scuola primaria, quindi del comune di Ischia, e in 2 istituti superiori ci sono questi casi di positività. Poi aggiunge il sindaco, registriamo un caso positivo anche tra i vigili urbani, abbiamo disposto la sanificazione del comando della polizia municipale e l'ASL sta tracciando gli eventuali contatti diretti che andranno in isolamento e faranno il tampone nei prossimi giorni. Poi l'avviso è sempre lo stesso, è quello di non abbassare la guardia, fare attenzione al fine settimana e ai festeggiamenti per San Valentino. Questo è il messaggio del sindaco di Ischia Enzo Ferrandino. Cambiamo isola, ci spostiamo a Procida perché c'è stato l'inizio della campagna di vaccinazione per gli over 80. Eravamo a Procida questa mattina, vediamo il nostro servizio. Noi vogliamo dare una priorità alle persone over 80 e dobbiamo chiediamo l'aiuto di tutta la popolazione, quindi dei familiari che li accompagnino, così come magari li hanno accompagnati a fare una visita quando c'è la necessità, potrebbero anche supportarci in questo e accompagnarli, perché così noi riusciamo a coprire queste persone al più presto, con dare una copertura vaccinale e quindi garantire la sicurezza per quanto riguarda il contagio di questa malattia. Inizia oggi, sindaco, sul territorio la vaccinazione over 80, un'altra data molto importante per Procida. Sì, con la grande collaborazione che c'è stata con l'ASL abbiamo preferito di organizzare questa prima fase dei vaccini qui presso il pronto soccorso, perché comunque c'è la comodità di poter accedere anche con le automobili, poi soprattutto con gli ultraottantenni che chiaramente hanno difficoltà di deambulazione, è molto più semplice farsi accompagnare in automobile laddove c'è possibilità logistica di poterla tenere, di poter accedere. Tra l'altro è come se fosse anche un po' un'anteprima del lavoro che si farà presso questa struttura, perché grazie all'edilizia sanitaria è stato finanziato comunque un intervento da 1 milione di euro per chiudere i balconi, fare altri volumi e consentire che presso il pronto soccorso ci fossero pure i servizi del distretto. Quindi si inizia adesso con questa collaborazione, ma poi speriamo in tempi brevi poter avere in questa struttura la Casa della Salute dove si potrà fare tutto. Abbiamo di nuovo le corsie degli ospedali quasi ingolfate, per fortuna non abbiamo le terapie, non ancora le terapie intensive, ma ci stiamo avviando avendo davanti il pericolo delle varianti, così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento del venerdì pomeriggio. De Luca ha sottolineato che se i contagi continueranno ad aumentare, la Campania passerà in zona arancione. Il presidente ha lanciato un appello al governo ad intervenire per questo fine settimana. Sentiamo. Noi avremo un fine settimana che potrà rappresentare, che a mio parere rappresenterà, un punto di riesplosione del contagio. In questo fine settimana avremo San Valentino per la gioia degli innamorati, avremo Carnevale. Se il governo nazionale non prenderà misure di contenimento per questo fine settimana, noi fra 15 giorni, 20 giorni,
assisteremo ad una esplosione del contagio nel nostro paese. Abbiamo visto quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nei fine settimana. Piazze, strade, lungomari del nostro paese completamente invasi da giovani, da meno giovani, in una condizione di assoluta inesistenza di qualunque forma di controllo. In buona sostanza sta accadendo quello che il governo ha deciso che accadesse. Abbiamo di nuovo le corsie dei nostri ospedali quasi ingolfate, non ancora fortunatamente le terapie intensive, ma ci stiamo avviando alla saturazione anche delle terapie intensive. Con un pericolo che è davanti a noi, quello delle varianti del virus, non siamo in grado di capire qual è il livello di diffusione delle varianti e di pericolosità di alcune di queste varianti. Quindi abbiamo una situazione estremamente delicata. In Campania, regione che è già da un mese in zona gialla, avremo modo di verificare le cose che vi sto raccontando. Dopo settimane di rilassamento, noi stiamo registrando già un aumento forte dei contagi. E ripeto, se nel prossimo fine settimana non ci saranno misure nazionali, beh, io credo che diventerà inevitabile uscire dalla zona gialla. E un aggiornamento sulla campagna di vaccinazione a livello nazionale e regionale. Alle 19 di oggi sono state effettuate in Italia 2.893.718 vaccinazioni. In Campania le dosi consegnate sono state 301.305, ad oggi sono state vaccinate 241.598 persone. La percentuale sulle dosi consegnate di persone vaccinate è pari al 80,2%. E a fronte delle tante voci e posizioni contrastanti rispetto alla bontà e all'efficacia di ciascuno dei tre vaccini ad oggi in distribuzione, interviene per fare chiarezza il dottor Vincenzo Santagada, il presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli. Sentiamo. Ecco, il vaccino Pfizer e Moderna rientrano nel vaccino RNA messaggero, invece il vaccino AstraZeneca rientra, diciamo, tra alla stessa visione, alla stessa idea dei vaccini tradizionali, ovvero si basa sui cosiddetti virus vettoriali. Mi spiego meglio. Come viene infettato il paziente? Allora, sulla superficie del virus, del coronavirus, c'è una proteina che si chiama proteina spike, è come se fosse una chiave. La chiave cosa fa? Entra nella serratura, nel momento in cui entra può aprire la porta. Quindi questa proteina ha la funzione della chiave, quindi attiva la cellula in modo tale che crea questo percorso, il virus entra all'interno della cellula e quindi arriva a livello del nucleo e quindi infetta la cellula, diciamo, della persona, del paziente. Allora, come funziona il vaccino Pfizer e Moderna? Che è stato identificato, diciamo, il codice genetico che produce la proteina spike. Okay? Quindi viene inoculato questa informazione genetica, questo messaggio, questo RNA messaggero, in modo tale che nel momento in cui arriva all'interno della cellula, la cellula viene stimolata da questa proteina, quindi non viene iniettato il virus, viene iniettato solo l'informazione genetica responsabile della produzione della proteina spike. Quindi viene stimolata, l'organismo, la cellula produce l'anticorpo e così si difende, diciamo, dall'attacco della proteina spike. Quindi in questo caso, nel momento in cui arriva il virus, già abbiamo i cosiddetti anticorpi o i soldati che possono difendere l'organismo dall'attacco del virus. Questo per quanto riguarda Pfizer e Moderna. Per quanto riguarda invece il vaccino AstraZeneca, viene iniettato un adenovirus, un virus classico del raffreddore, ovviamente disattivato, è leggermente modificato e in questo viene inserita anche in questo caso l'informazione genetica per la produzione della proteina spike. Quindi anche in questo caso viene stimolata la cellula a produrre gli anticorpi nel momento in cui dovesse arrivare il virus, quindi presenta già i soldati che possono difenderlo.
Per quello che riguarda i numeri nazionali del Covid, gli attualmente positivi sul territorio italiano sono 402.174, con una decrescita di 2.845 assistiti rispetto a ieri. I nuovi deceduti sono 316, mentre i nuovi guariti sono 16.422. Tra gli attualmente positivi, i ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 2.095, 18.736 sono i ricoverati con sintomi, 381.343 le persone in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. Per quello che riguarda il bollettino regionale, 1.637 i nuovi contagi in Campania su 18.393 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore 15 nuovi decessi in Campania, anche se il dato si riferisce a 10 cittadini deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri, mentre i nuovi guariti sono 583. Per quello che riguarda invece le isole del Golfo di Napoli, abbiamo 6 nuovi contagi, 4 cittadini residenti nel comune di Ischia, 1 a Barano e 1 a Forio, nulla da segnalare per le isole di Capri e Procida. E il Consiglio dei Ministri, che si è riunito oggi alle 15.30, ha approvato un decreto legge che proroga fino al 25 febbraio sull'intero territorio nazionale il divieto di spostarsi tra regioni e province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute. Come già previsto, è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Stamattina alle 10.30 gli studenti sono tornati a manifestare a Napoli, proprio sotto l'ingresso di Palazzo Santa Lucia, sede della presidenza della Regione Campania. Non vogliamo essere considerati degli untori, hanno dichiarato. Sentiamo. Telespettatori di Teleischia, siamo qui a Santa Lucia, sotto la sede della Regione Campania. Come vedete c'è un sit-in, una manifestazione degli studenti che chiedono di poter tornare tra i banchi in sicurezza. Ovviamente si tratta di studenti delle superiori, degli ultimi anni, molti di questi quest'anno devono diplomarsi e quindi stanno facendo la DAD già dal quarto anno, e chiedono di poter tornare a scuola in sicurezza attraverso l'organizzazione efficiente dei trasporti, creando anche dei presidi medico-sanitari all'interno delle scuole, ma soprattutto rendere gli stessi plessi, gli stessi istituti sicuri e con spazi adeguati, perché in molte classi delle scuole, sia di Napoli, della provincia, della regione, ma questo è un problema ovviamente che riguarda tutta l'Italia, sono se non fatiscenti ma piccole, e quindi è difficile, come dire, assicurare il distanziamento. Abbiamo fatto notare anche agli studenti che quello che dicono le istituzioni, anche la comunità scientifica, che gli assembramenti fuori le scuole certamente non aiutano, in parte comunque hanno anche recepito il messaggio, ma loro vogliono tornare a scuola e chiedono alle istituzioni di poter trovare una soluzione in merito. E ieri pomeriggio si è svolta una riunione in videoconferenza presieduta dal prefetto di Napoli, il dottor Marco Valentini, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati i dispositivi di controllo sul territorio che saranno attuati dalle forze dell'ordine nel prossimo fine settimana. E a tale riguardo sono stati richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono state chieste circa 100 unità da impiegare per questi controlli. Inoltre verrà garantito un impiego straordinario delle forze dell'ordine territoriali in un numero di almeno 105 unità, con il supporto di 5 pattuglie dell'esercito del contingente Strade Sicure. E parliamo ora di Procida, capitale della cultura 2022, un'occasione straordinaria per tutta la regione Campania, ha sottolineato Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale. Bisogna fare un lavoro di squadra e coinvolgere tutti, ha detto. Sentiamo. È un'occasione straordinaria che non possiamo mancare.
Proprio di recente c'è stata un'interrogazione del mio gruppo in aula per capire qual è lo stato dell'arte e per spingere la regione ad attivarsi per tempo, perché ci sono anche interventi infrastrutturali a livello portuale, a livello di trasporti che vanno attivati, e purtroppo sappiamo quali sono le tempistiche dei lavori in Italia e purtroppo nella nostra regione. Quindi non possiamo rischiare di mancare questa opportunità, serve il lavoro di tutti, un lavoro di squadra. Nei prossimi giorni io chiederò un incontro all'assessore al turismo proprio per capire più concretamente quello che possiamo fare. Certamente credo che vadano coinvolti anche i comuni, in particolare i comuni della zona Flegrea, attraverso un protocollo d'intesa con la regione, con tutti gli enti che possono dare il loro contributo. Io dico una cosa: Procida 2022 non è soltanto un'opportunità per l'area insulare, per tutta l'area insulare della Campania, o per la zona Flegrea, che è quella che direttamente guarda alle nostre meravigliose isole, è un'opportunità per tutta la Campania. Dobbiamo utilizzare questo straordinario gioiello che è Procida, che oramai è diciamo, su cui c'è un grande riflettore a livello nazionale, per mettere insieme e creare circuiti turistici in tutti i territori della Campania, anche nelle aree interne, come ci dicevamo, in modo che chi arriverà a Procida nel 2022 non si fermi pochi giorni e soltanto in quel territorio, ma possa visitare e conoscere tutte le meraviglie a 360 gradi che la nostra regione offre. Ma per questo serve un grande lavoro e noi ci siamo, spingeremo in questa direzione. E su Twitter Chicago si è dichiarata in occasione del National Pizza Day la capitale mondiale della pizza, ma appena la città USA si è autoproclamata sui social è scoppiata la polemica. È successo nel World Pizza Day fissato per il 9 febbraio, tutto è partito da un tweet dal profilo ufficiale della città di Chicago, ma queste dichiarazioni sono uscite dai confini degli Stati Uniti e hanno fatto il giro del mondo, giungendo fino a noi. La reazione di molti utenti, con in prima fila i cittadini di Napoli, non si è fatta attendere, tra questi anche l'attore partenopeo Salvatore Esposito, che interpreta Jenny Savastano nella serie TV Gomorra, ha subito replicato: dopo Napoli, amici miei, USA, cari amici, non diciamo fesserie, mangiatevi un panino, poi quando volete una pizza ve la portiamo noi a domicilio a Napoli. Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti del liceo di Ischia. È stata infatti affidata con la firma del contratto alla ditta vincitrice della gara la loro realizzazione. I lavori prevedono l'impermeabilizzazione delle coperture per risolvere in maniera definitiva le annose problematiche legate alle infiltrazioni, la manutenzione delle facciate, l'impianto di riscaldamento, la manutenzione straordinaria della palestra, la sostituzione parziale degli infissi esterni e si interverrà in alcune aree esterne per la costruzione di un nuovo campo di calcetto. L'importo complessivo previsto per la realizzazione delle opere è di 742.095 euro. E il caos provocato in questi giorni dai lavori per la metallizzazione in corso sulla ex statale ai confini tra Casamicciola ed Ischia ha convinto il sindaco di Ischia ad inviare una nota alla città metropolitana di Napoli, nella quale Ferrandino chiede una conferenza di servizi a cui si scrive potranno partecipare tutte le parti coinvolte nell'ottica di una leale collaborazione tra amministrazioni e la stessa ditta esecutrice dei lavori, preso atto dei rilevanti disagi causati dalla circolazione veicolare. Non si può non prendere in considerazione la possibilità di effettuare i lavori nelle ore notturne, ribadisce il sindaco di Ischia. Restiamo in attesa di una risposta dalle parti citate, conclude il primo cittadino. E all'Acquameno, al via da lunedì prossimo i lavori di adeguamento funzionale al completamento delle opere di difesa del porto di L'Acquameno, con rifiorimento della scogliera di Levante e platea di coronamento, braccio foraneo e pennello della Marina di Capitello. Il termine dei lavori è previsto per domenica 11 aprile. Ed ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con nevicate a tratti forti. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, cieli coperti con nevicate anche moderate. Bene, questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per averci seguito e buona serata.